Ciao amici di Story Hunters, io mi chiamo Rossella e vivo con la mia famiglia qui in provincia di Milano, Gorgonzola. Ho 38 anni, ho due figli, una Elena di 6 anni e l'altro è Andrea di 3 anni. E poi ho mio marito Antonio che invece dopo conoscerete. Avevo proprio una vocina dentro che mi diceva che dovevo fare qualcosa di diverso, dovevo cambiare vita e insomma ad oggi posso dire che ci sono riuscita. Di mio marito, ancora prima insomma che nascessero i figli, abbiamo sempre viaggiato e abbiamo ancora tutt'oggi questa passione, però è anche vero che comunque i bambini cambiano le abitudini, cambiano i modi di vivere e anche di viaggiare, e di conseguenza è proprio per questo che mi sono sentita di mettermi in prima persona, proprio per consigliare, quindi rassicurare appunto altre persone. Ho creato Family Planet circa un anno fa ed è stato veramente un cambio di vita completamente, perché prima facevo tutt'altro, ero manager in un'azienda di cosmetica e ho sempre lavorato nell'ufficio marketing, ma appunto dopo 13 anni di vita veramente dura, insomma, tra due figli e il lavoro, quindi tornare a casa alle 8 di sera, viaggi, trasferte, ho deciso che era il momento di cambiare vita. Ed è così appunto che è nato Family Planet. I motivi che mi hanno spinto a questa scelta sono essenzialmente la mia passione per i viaggi, che c'era già ancora prima che arrivassero i miei figli, e poi comunque la volontà di poter conciliare meglio anche la mia vita appunto con i miei figli stessi. Mi sono buttata in questo nuovo progetto che è appunto Family Planet, da cui poi ho creato appunto il sito familyplanet.it, che vuole essere diciamo un punto di riferimento per mamme, per famiglie come noi che hanno dei bambini, che comunque si sentono diciamo ancora attivi, che hanno voglia comunque ancora di viaggiare, di fare attività, di fare una gita fuori porta, e quindi tramite diciamo i consigli che magari io da mamma posso dargli, si possono essere diciamo più sicuri, più rassicurati magari in questa cosa. Ovviamente è stato mio marito Antonio che mi ha un po' trasmesso la sua passione per i viaggi, nel senso che io ho fatto sempre viaggi molto classici e molto tradizionali. Lui invece, appunto, ancora prima di conoscermi, aveva visitato già tantissime nazioni intorno al mondo, in Africa, Argentina e via dicendo. Quindi quando ci siamo conosciuti, innanzitutto mi ha un po' portato in quello che sono i viaggi itineranti, cioè zaino in spalla, senza troppo badare a magari a che cosa si mangia o agli imprevisti che comunque possono incorrere insomma in tutti i giorni, ma è stato proprio quello effettivamente il viaggio vero, cioè è lì che ho capito effettivamente che cosa voleva dire viaggiare. E quindi insieme avevamo fatto dei viaggi bellissimi, avevamo fatto il giro della Turchia, il giro dell'Islanda, e siamo andati in Indonesia e ricordo proprio lì un aneddoto in cui dopo due settimane veramente molto faticose eravamo all'arcipelago di Komodo, quindi veramente un posto incontaminato meraviglioso, siamo saliti su questa barca che ci doveva condurre appunto verso l'isola appunto di Komodo dove ci sono i draghi. Mi sono resa conto che nella barca non ci sarebbe stata l'acqua per tutto il percorso, quindi per una settimana. E all'inizio mi era preso lo sconforto ovviamente, ma poi mi ricordo proprio questo episodio, mi sono messa lì sulla prua, c'erano i delfini che mi saltavano davanti, mi sono dimenticata completamente il discorso delle comodità, il discorso dell'acqua, mi sono vissuta il viaggio e lì è stata un po' la svolta, quindi da semplice turista forse è lì che sono diventata viaggiatrice. Abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta sul blog con quella che è diventata una mia passione da qualche mese, che è quella appunto dell'utilizzo del drone, del volo aereo con drone, e questo sostanzialmente per due motivi. Il primo, per dare anche un punto di vista diverso nei vari video che andiamo a proporre, perché comunque il punto di vista aereo secondo me è molto affascinante, almeno a me ha preso tanto. E anche e soprattutto come eventuale poi promozione turistica da inserire appunto in quello che è il pacchetto di Family Planet. A tale scopo abbiamo deciso appunto di fare questo piccolo investimento, abbiamo preso questo drone considerato semiprofessionale, l'abbiamo registrato, ci siamo assicurati, abbiamo conseguito l'attestato insieme
in modo tale appunto da rendere questa passione poi eventualmente un lavoro o semplicemente divertirci più in sicurezza. Effettivamente è stato un vero e proprio cambio di vita, perché se penso a un anno fa adesso era davvero una vita completamente diversa, un lavoro completamente diverso. Questo mi ha permesso comunque innanzitutto di stare più con la mia famiglia, perché era chiaramente anche quello un po' l'obiettivo di mettermi in proprio, di fare comunque un'attività mia, personale. Il sito diciamo che non parla però soltanto di viaggi, infatti quello che dico sempre è che Family Planet vuole essere un viaggiare quotidiano. Che cosa vuol dire? Vuol dire magari una gita fuori porta, un weekend in un agriturismo, ma anche semplicemente un ristorante che può essere family friendly. Devo ammettere che il riscontro positivo sia del sito che anche dei social è arrivato davvero in modo inaspettato e quasi da subito, perché già dopo un mese che avevo aperto la pagina Instagram di Family Planet ho avuto già la prima collaborazione e poi da lì è stato proprio una catena di eventi, una catena di riscontri positivi, una catena di collaborazioni e quindi ad oggi non è neanche un anno che ho aperto il sito nonostante diciamo magari questo periodo che purtroppo per il turismo sarà molto molto difficile, comunque sono molto positiva per il futuro. E quindi è stata veramente una sorta di trampolino di lancio, diciamo, nel senso che poi appunto le collaborazioni che sono arrivate riguardavano sia il content writing, quindi scrivo ancora tutt'oggi per alcuni siti, e poi anche il social media management, cosa che avevo sempre magari analizzato anche quando lavoravo in azienda in maniera molto superficiale. Ad oggi ho fatto comunque dei corsi che mi hanno permesso comunque di poter gestire anche pagine social di altri, oltre che anche fare proprio dei corsi su come poter diciamo crescere nei social e come utilizzare al meglio questi strumenti per la propria attività. E quindi il fatto di essere stati contattati da Story Hunters a maggior ragione è proprio anche qui un riscontro di come questo cambio di vita effettivamente sia arrivato anche al pubblico e alle persone che mi seguono. Grazie mille Story Hunters TV per avermi ospitato. Ciao!